e chiamo tre nuovi relatori a sedersi vicino a me, che sono Ghita Bracaletti, Vanessa Manni, Alessia Williams, da parte dell'INAIL, che faranno un intervento proprio rispetto alle responsabilità e ai comportamenti che gli studenti lavoratori, i lavoratori devono tenere sul posto di lavoro. Il loro intervento viene preceduto da un filmato. Questo video è stato prodotto dall'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni, quello diciamo, corrispettivo del nostro INAIL, e ha un titolo che ci interviene un po' in suspense, Un venerdì nero. Ecco, quindi possiamo vedere il filmato e poi dopo prima vediamo il filmato, poi le... Ok, a voi la parola, grazie. Era stato spento per non fare rimbombo. A posto? Allora, grazie. Buongiorno a tutti. Noi siamo Vanessa Manni, Ghita Bracaletti, Alessia Uri. Mi scusi, deve parlare più vicino al microfono. Dell'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Prima di iniziare questo nostro intervento volevamo ringraziare la scuola, gli organizzatori, le istituzioni tutte, i nostri vertici INAIL presenti in sala per l'opportunità che ci è stata data di intervenire. E parliamo oggi di salute e sicurezza e di prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, con particolare riferimento a quelli che sono i compiti e le responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti, compresi tutti noi, voi studenti, gli insegnanti, nella costruzione della salute e della sicurezza. Ragazzi, abbiamo pensato tantissimo a come strutturare questo intervento, chiamiamolo così, 15 minuti insieme. Ci abbiamo pensato tanto perché lo facciamo ogni volta che abbiamo di fronte una platea come voi. Perché siete giovani, come noi, Siete svegli, vediamo fino a quando. E perché? Perché trattiamo un tema importante, articolato, un tema che ha tante insidie, un tema che comunque è complesso e che a volte può apparire anche noioso. E quindi abbiamo pensato anche di dividere questo piccolo intervento in tre per poter meglio strutturare appunto la questione. Sì, più che altro volevamo provare ad uscire un po' dai soliti schemi che vivete comunque quotidianamente in classe, quindi con il rapporto con un professore nella maggior parte delle situazioni. Quindi pensavamo che essere qua in tre avrebbe potuto rappresentare un momento un po' diverso per uscire un po' dalla vostra quotidianità. Siamo sincere, abbiamo girato anche diciamo in rete per cercare di portare oggi in questa giornata comunque così importante anche per noi qualcosa di originario, comunque di diverso, che potesse in qualche modo attirare la vostra attenzione. Abbiamo guardato TikTok, abbiamo guardato diciamo gli influencer più in voga del momento. Alla fine però abbiamo scelto un filmato che secondo noi rappresenta in maniera efficace quelli che sono gli elementi più importanti da trasmettere, alcuni degli elementi più importanti da trasmettere in materia di salute e sicurezza, e quindi speriamo che insomma vi piaccia e sia insomma gradito a tutta la platea. Siete anche oggetto di un nostro gruppo WhatsApp, perché durante la notte parliamo di voi e di come trasmettere questi contenuti, quindi insomma ci teniamo che veramente questo venga bene, perché sappiamo che comunque insomma basta poco per perdere l'attenzione. Quindi detto questo, direi vediamoci il filmato che vi comunque preannuncio sarà diviso in tre momenti. Mi raccomando, occhi aperti e restate svegli. Ho avuto una sensazione strana quando l'ho sentito. Era passato così tanto tempo.
Credo che avesse bisogno di parlare di quello che era successo all'epoca. Ciao Rudy. Salve. Devo ancora vedere un cliente. Rudy Meder è per tutti un superiore assolutamente responsabile e prudente. Sappiamo però che quando la pressione sul posto di lavoro aumenta, diventa sempre più difficile lavorare senza commettere errori. Era venerdì e con la testa tutti erano già al fine settimana. Rudy Meder aveva un sacco da fare, ma si sforzava di far andare tutto per il verso giusto. Sì? Arrivo, signor Egger. Questo incarico ha la priorità assoluta, dobbiamo consegnare oggi. È impossibile, le linee sono piene. Non ha capito, signor Meder. Ma lo sa da quanto tempo sto dietro a questo cliente? È un cliente che dobbiamo tenerci buono, mi segue? Dobbiamo consegnare oggi perché la merce domani possa essere venduta. Si inventi qualcosa. Se non ce la facciamo, la riterrò personalmente responsabile, signor Meder. È venerdì, nessuno ha voglia di fare straordinario. Un'altra imposizione dall'alto, vorrei sapere come la spiego ai miei uomini. Sentite, si può fare. Spostiamo a lunedì una parte dell'ordine di Müller e ci occupiamo dell'incarico urgente. Prendiamo una parte della merce destinata a Müller e la diamo al nuovo cliente. Così ce la faremo. Mi raccomando, non sono ammessi errori. Adesso sapete cosa fare, chiaro? Rispettate le norme di sicurezza. Agli ordini, capo. Domenica giochi, vero? Sì, contro l'Oberville. Ho anche promesso ai miei figli di segnare due reti. Peccato però che tu non giochi più in Super League. Sarebbe stato grande, ma cosa vuoi farci? In fondo non è stata tutta sfortuna. Se quella volta non mi fossi fatto male, io ed Eva non avremmo messo su famiglia. Sono felice, posso ancora giocare nella terza lega e va bene così. All'improvviso è arrivato Urs Grau, il nostro diretto superiore, e ci ha detto che dovevamo fare un lavoro urgente. Quindi se tutto fila liscio, sabato non si faranno turni. Piero, è venerdì e siamo stressati. Stai attento, eh? Attento. Tranquillo. Allora, focalizziamo un attimo. Ma chi sono tutti questi soggetti della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro? E quanti sono? Facciamo che non diciamo i nomi perché Eker, Meker, sono tutti uguali peraltro, quindi non diciamo i nomi. Però il signore, quello seduto alla scrivania con la giacca e la cravatta, è il datore di lavoro. Quindi chi è? Il capo dell'azienda, quello che ha la responsabilità dell'organizzazione, quello che ha l'obbligo di tutelare la salute e sicurezza di tutti i lavoratori. E quello che in primo luogo, in tutti le realtà e i luoghi di lavoro, deve effettuare la valutazione dei rischi, che è la prima cosa che si deve fare in un luogo di lavoro. Poi il signore con la cuffia bianca e i pantaloni bianchi è il capo reparto produzione, che si può assimilare al dirigente, che è il braccio destro del datore di lavoro, è colui che assieme al datore di lavoro ha tutta una serie di obblighi, è colui che tutela assieme al datore di lavoro la salute e la sicurezza dei propri lavoratori su ogni luogo di lavoro. Poi abbiamo il preposto. Il preposto è il capo operaio, diciamo così, il capo squadra, ed è quello con la tuta blu, ed è quello che si raccomanda di seguire determinate istruzioni. In realtà il preposto è quello che controlla, è quello che vigila, quello che sovrintende, che sorveglia, è quello che arriva laddove il datore di lavoro non può arrivare, ovvero anche in una realtà un po' più articolata, un po' più grande, se il datore di lavoro non riesce a controllare direttamente tutti i lavoratori, si fa aiutare dal preposto. E poi c'è il ragazzo, il giovane, il leader, che è il lavoratore. Il lavoratore, anche lui, ha tutta una serie di obblighi, oltre ad avere diritti in materia di salute e sicurezza. Lavoratori siete voi, quando? Quando andate nei laboratori a scuola e quando vi recate nelle aziende per fare le esperienze di PCPO. Quindi anche voi, in quanto tali, avete degli obblighi, come così dei diritti. Tutto stava andando per il meglio.
Finché... Rudy, abbiamo un problema, è anche grosso. Alcuni robot non funzionano come dovrebbero. E ora che facciamo? Cavolo! Se ritardiamo la produzione, va tutto in malore, la merce non viene consegnata. Accidenti, Egger si incavola sul serio. Quello mi butta fuori. Ma va. È chiaro perciò che qui ogni responsabilità diretta è del signor Piero Maier. È lui che ha proposto di disattivare il dispositivo di sicurezza. Con questo binario rotto, i cartoni vengono caricati storti sulla piattaforma. Le barriere fotoelettriche impediscono al robot di afferrare. Non è semplice da risolvere. Ma almeno hai già liquidato una parte del lavoro urgente. No, avevamo appena iniziato, poi si è rotto questo. Che cavolo facciamo? Dobbiamo per forza chiamare quelli della riparazione. Sai che ci mettono sempre un sacco. Ma non abbiamo tempo. Beh, io ce l'avrei un'idea. Sì? Disattivo il dispositivo di controllo della porta. Il robot non mi rileva più e continua a lavorare. Salto sulla piattaforma e sistemo manualmente i cartoni finché non arrivano quelli della riparazione. Non se ne parla proprio. Allora? Basta controllare i tempi del robot e le barriere fotoelettriche. Ma tu sei pazzo, qualcosa può andare storto, lo sai che non puoi farlo. Urs, conosco le macchine meglio di chiunque altro. E invece di perdere tempo a discutere, avrei potuto riempire 3 palette. Se tu lo autorizzi e poi succede qualcosa, la responsabilità è solo tua, chiaro? Stai attento, Piero. Davvero, certo. Okay? Il mio assistito sa di avere commesso un errore. Ma questo può capitare a chiunque sia continuamente sotto pressione, non per questo va condannato. Ricordo alla corte che il licenziamento lo ha già punito abbastanza. Richiedo pertanto la piena assoluzione per Rudy Meder. Grazie. Io a volte proprio non ti capisco, Rudy. Porca miseria, ma quante volte ho detto e ripetuto che la sicurezza deve venire prima di qualsiasi altra cosa? A volte ho l'impressione di stare a parlare al vento. Ma cosa devo fare? Sei tu il mio capo, eh? Solo perché vuoi salvarti la faccia non puoi esporre Piero a un rischio simile. Attento a quello che dici. Sono Grau. Devo parlare subito con Egger. Sì, personalmente. Ma, scusate, ma è giusta l'idea di manomettere un dispositivo di sicurezza delle attrezzature se l'unica alternativa che hai per produrre nei tempi richiesti? Assolutamente no. Mai manomettere dispositivi di sicurezza delle macchine, mai non rispettare le regole. La ministra ce lo diceva prima, l'importanza di rispettare le regole, questo è sicuramente fondamentale. E ricordatevi che, come dicevano nel video, la salute e la sicurezza, l'integrità fisica del lavoratore vengono prima di qualsiasi altra cosa, prima della produttività, prima del guadagno economico, prima della necessità di consegnare un materiale. Qualsiasi situazione, onde il lavoratore, in una situazione di pericolo deve essere evitata, e sappiate che quando andrete a fare la vostra attività di PCTO nelle aziende esiste un sistema a supporto della vostra tutela con delle regole precise da rispettare, quindi tutti voi sarete tutelati dalle norme e dai sistemi istituzionali ed aziendali per l'integrità vostra, della vostra salute e della vostra sicurezza. Sai qual è la cosa complicata? Che il preposto dice di fare una cosa, no, non lo fare assolutamente, no, stai attento alla sicurezza, il dirigente ne dice un'altra, e a quel punto il lavoratore che deve fare? Allora, diciamo che il preposto ha svolto correttamente il suo ruolo, in più di un'occasione, sia rivolgendosi al lavoratore che rivolgendosi al dirigente, ha detto: non manipolate il dispositivo di sicurezza, ma che siete matti? Per carità, e ha detto al dirigente: qualunque cosa succeda, se permetti questa manipolazione sarà tua responsabilità. Quindi il preposto da questo punto di vista ha svolto perfettamente il suo ruolo. Il dirigente in questo caso ha sbagliato su tutta la linea, perché non avrebbe dovuto permettere la manipolazione di quella macchina, perché appunto per ogni azione, per ogni comportamento non sicuro possono esserci delle conseguenze, ma questo lo vedremo da un attimo. Non mi interessa se è in riunione. Cosa? Impossibile. Deve essere possibile. Funziona! No!
Quel venerdì, io e Rudy Meder non lo dimenticheremo mai più, per tutta la nostra vita. Sì, come ho detto, ho cercato invano di contattare Edgar, il capo. Grazie, signor Grau. Rudy Meder ha permesso a Piero Maier di manipolare il dispositivo di sicurezza. Ciò equivale a un ordine esplicito. Ossia, Rudy Meder ha cagionato l'infortunio per grave negligenza. Il fatto che Piero Maier abbia proposto di disattivare il dispositivo di sicurezza non solleva Rudy Meder dalla sua responsabilità. Mamma, che fiori sono questi? Sono narcisi. Dove li hai raccolti? Fuori, in giardino. Mamma, papà dorme tanto oggi. Sì, dorme tanto. Signora Maier, avrebbe un paio di minuti? Restate qui con papà. Torno subito. Mm-hmm. Piero tornerà come prima, no? Signora Maier, la situazione è questa. La sua vita, quella di suo marito e dei suoi figli, non sarà più la stessa. Suo marito è paraplegico. Purtroppo sarà costretto su una sedia a rotelle. Hai fatto un sogno, papà? Ho dei fiori per te. Che belli. Domenica giochi, vero? Hai promesso di segnare 2 gol. Mamma, hai pianto? La vita di Piero Maier non sarà mai più la stessa. 10 giorni fa stava per trasferirsi nella nuova casa. E ora questo non è più possibile. Anche se sua moglie tornasse a lavorare, lo stipendio e la rendita d'invalidità non basterebbero a pagare le spese. Chiedo alla giuria il massimo della pena, che è di 2 anni con la condizionale. Le spese processuali sono a carico dell'imputato. Grazie. Su, coraggio. Il tribunale non ha accolto la richiesta di 2 anni. 1 anno o 2, in sostanza non cambia nulla. Mi hanno dichiarato colpevole. Lo sapevo che quella manipolazione era inutile. A presto. Arrivederci. Rudy, la pressione dall'alto è fortissima. Solo per aumentare il fatturato. La merce non è consegnata. Abbiamo perso il cliente. Piero è sulla sedia a rotelle. E tu? Ma perché non ti ho dato ascolto? È un peso che mi trascinerò per tutta la vita. Grazie per aver trovato il tempo di vedermi. Lo so, forse ti sembrerò cinico, ma ti auguro di cuore ogni bene. Io... cosa posso dire? Non so. Ascolta, il passato è passato. Non possiamo cambiare quello che è successo. Tra l'altro, adesso gioca a basket. Perché non viene a vedermi? Mi farebbe piacere. Bene. Allora d'accordo. Ciao. Ci vediamo. Ciao. Anche se il lavoratore ha dimestichezza con le attrezzature, con le macchine, le conosce benissimo, non può intervenire in alcun modo? Sta attento al filo, che poi rischiamo di fare il fortunio.
No, non deve intervenire. Ragazzi, la sicurezza parla chiaro. Tutti i lavoratori, noi lavoratori, abbiamo precisi diritti e doveri. Fra questi, ad esempio, non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza delle macchine, non compiere di propria iniziativa azioni o operazioni che possano compromettere la nostra salute e quella delle persone che lavorano con noi. Inutile pensare la conosco bene quella macchina o a me non succederà mai, perché non è così. Quel dispositivo, quella macchina, era chiaro che avesse un malfunzionamento e rappresentava per forza un pericolo per il lavoratore. L'imprevisto è dietro l'angolo, è imprevedibile, quindi bisogna sempre esserci con la testa ed avere gli occhi aperti e sapere, conoscere. Il lavoratore, fra i suoi diritti e i suoi doveri principali, è quello di prendersi cura della propria salute e di quella degli altri, perché anche sugli altri possono ricadere le proprie omissioni o le proprie azioni. La sicurezza è partecipata, ognuno di noi contribuisce a garantire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo vale un po' in tutti i contesti di vita, sia dentro che fuori gli ambienti di lavoro. E poi, come diceva peraltro la Ministra, come ha sottolineato più volte, informatevi, siate consapevoli, siate curiosi, studiate il più possibile. Noi ancora, e i nostri responsabili lo sanno, alla nostra grande età, studiamo ancora, ci informiamo, ci aggiorniamo, perché nella sicurezza la consapevolezza e la conoscenza sono sicuramente degli strumenti che potete avere per adottare poi i corretti comportamenti e quindi prevenire gli infortuni. Il messaggio che mi è piaciuto più di tutti del ministro o della ministra questa mattina è stata: metteteci il cuore. Accanto al cuore metteteci la testa. Pensate sempre, perché ogni azione corrisponde una conseguenza. Quindi ogni azione causa dei comportamenti. Pensate a quello che fate, ma questo nella scuola, negli ambienti di vita, in tutti i vostri contesti, pensateci sempre, perché la sicurezza la decidete voi, il vostro futuro lo decidete voi insieme agli altri. Quindi prima di tutto cuore e testa, e un grande bocca al lupo a tutti per il vostro futuro. Sì, grazie, un bocca al lupo.